A fine anno avevo scommesso con Darko una cena su chi si avvicinava di più alla proiezione dell'S&P 500 entro fine anno. Per adesso sta vincendo lui, io ero arrivato a un prezzo obiettivo intorno ai 3.900 dollari a memoria e oggi vorrei riprendere le mie previsioni 3 mesi dopo analizzando come si è evoluta la situazione economica nei 3 mesi passati. Sono Davide Ravera, consulente finanziario indipendente, creatore di contenuti di finanza ed economia. Partiamo con la solita premessa, è quasi impossibile sapere dove sarà l'indice di mercato alla fine del prossimo anno. Quello che possiamo provare a capire è se oggi compriamo a prezzi alti o meno. Perché è impossibile saperlo, o comunque molto difficile? Perché da qua a 9 mesi ci sono tante piccole variabili che possono influenzare il prezzo, e quindi il prezzo fra 9 mesi potrebbe essere molto diverso da quello che ci dicono i fondamentali. Inoltre, i mercati cambiano prima delle tendenze economiche. L'S&P 500, ricordo, è un indicatore leading che precede quindi le tendenze economiche. Perciò fare previsioni è sempre rischioso perché si potrebbe essere sempre un passo indietro. Lasciate un mi piace e iniziamo con i temi caldi del video. Cominciamo discutendo dell'inflazione. I dati passati dell'indice dei prezzi al consumo, il CPI, mostrano una diminuzione su base annua e il mercato sembra sempre più positivo al riguardo. Tuttavia, i dati su base mensile sono ancora abbastanza elevati rispetto a novembre e dicembre. La parte preoccupante, inoltre, è quella dell'inflazione sui servizi. Mentre i prezzi delle merci stanno diminuendo e l'inflazione nell'immobiliare è comunque prevista in miglioramento, i prezzi dei servizi rimangono estremamente elevati. Lo vediamo chiaramente in questa immagine, in cui, se confrontiamo l'indice dei prezzi al consumo rigido e flessibile, possiamo notare un miglioramento significativo della parte flessibile del CPI, mentre la parte rigida continua a crescere. Sticky CPI include molte categorie basate appunto sui servizi, medici, di istruzione, cura personale, inoltre spese legate all'immobiliare. E queste categorie, per costituzione, hanno prezzi che tendono a muoversi meno. Per questo motivo si parla proprio della componente rigida del CPI. Questo è anche ciò che Powell ha evidenziato nell'ultima conferenza. Mentre il mercato era occupato a cercare un segnale di svolta, Powell ha sottolineato come la Fed sia ancora fortemente impegnata nel raggiungere dell'obiettivo del 2% di inflazione e come l'inflazione dei servizi preoccupi ancora la Fed mentre i prezzi delle merci scendono. Questo lo vedremo poi anche in uno spezzone che tra poco vado a citare. Tuttavia, qualcosa non va affatto, il settore bancario è chiaramente sotto stress, come dimostrato da Silicon Valley Bank e Credit Suisse. Mantenere i tassi di interesse così alti, soprattutto considerato il rialzo del 2022, potrebbe rompere qualcosa all'interno dell'economia. Da questo punto di vista, la Fed ha provato a introdurre degli strumenti per il settore bancario e qui ho pronto un video che uscirà nelle prossime settimane in cui volevo appunto parlare di questi due strumenti. Vabbè, uno è uno strumento fisso a disposizione delle banche, invece uno è uno strumento speciale creato per questa situazione, appunto per fornire liquidità agli istituti finanziari. Comunque, avere qualcosa che non va per il verso giusto potrebbe essere il modo più veloce per riportare l'inflazione al target del 2%, perché la maggiore disoccupazione è il modo migliore per ridurre gli aumenti dei prezzi sui servizi, che è il principale problema dell'inflazione in questo momento, come dicevamo. Powell sembrava abbastanza convinto riguardo a questo durante l'ultima conferenza, discutendo dell'incertezza dei numeri della disoccupazione. Infatti, con la disoccupazione prevista al 4,5%, la previsione mediana nell'ultimo sommario delle proiezioni economiche della Fed, è difficile dire che la disoccupazione smetterà di aumentare una volta raggiunto il 4,5%. Cioè, partire dal 3,6%, arrivare al 4,5%, cosa ci fa pensare che ci fermeremo al 4,5 e raggiungeremo il 4,6 nel corso del prossimo anno? Infatti è stata fatta una domanda a Powell e la risposta è stata abbastanza forte a mio parere. Powell dice: quindi si tratta solo di una stima di ciò che accadrà quando la domanda si ridurrà e le condizioni nel mercato del lavoro si ammorbidiranno. Ed è solo una stima altamente incerta. Veramente, e poi si blocca. Dobbiamo abbassare l'inflazione al 2%. Ci sono costi nel farlo, ma i costi di un fallimento sono molto più alti. E se vedi la storia, puoi notare che se la banca centrale non riesce a riportare l'inflazione al suo posto, a garantire che le aspettative di inflazione rimangano ancorate, puoi avere una lunga serie di anni in cui l'inflazione è alta e volatile. Ed è difficile investire capitali, è difficile per un'economia funzionare bene. Cerchiamo di evitarlo e tornare dove dobbiamo essere.
tornare dove eravamo per un quarto di secolo e arrivarci il più rapidamente possibile. Per questo motivo credo che al momento la Fed abbia ancora come priorità il ripristino della stabilità dei prezzi, perché non possiamo dimenticare quali sono i due obiettivi economici della Fed: stabilità dei prezzi, piena occupazione. Quando si è in dubbio sui prossimi passi è necessario considerare questi due obiettivi. Abbiamo raggiunto la stabilità dei prezzi? Chiaramente no, poiché l'obiettivo del 2% di inflazione è abbastanza lontano. Abbiamo piena occupazione? Chiaramente sì, perché la disoccupazione è ancora bassa, addirittura troppo bassa. Per questa ragione è altamente improbabile considerare ora di ridurre il tasso dei Fed Funds. Tuttavia è solo una questione di quanto tempo la Fed possa mantenere i tassi base così alti senza che qualcosa si rompa all'interno dell'economia. A quel punto i tassi potranno scendere, ma insieme agli utili delle varie aziende. Gli utili infatti sono una variabile significativa nel guidare il mercato azionario. Nelle ultime settimane, come è accaduto nel corso del 2022, le stime degli utili sono state in gran parte riviste verso il basso. Tuttavia, le aspettative per il 2023 rimangono positive, con una crescita degli utili attesa dell'1,2%. Sebbene non sia una crescita forte, a mio parere questa sembra abbastanza improbabile. Il forward P dell'S&P 500, considerato questo numero, è attualmente di 18,6 rispetto a una media di lungo termine del 16,6. Quindi, per tornare allo scopo del video, facciamo un gioco di ipotesi. Ipotizzando la crescita degli utili rimanga positiva, ciò probabilmente significherebbe che la disoccupazione rimane abbastanza bassa, l'inflazione resta alta perlomeno sulla parte dei servizi e non c'è motivo per cui la Fed debba ridurre i tassi di interesse. In tal caso il mercato sta apprezzando troppi tagli dei tassi di interesse per il 2023, gli utili rimarrebbero gli stessi ma i multipli senza tagli dei tassi di interesse dovrebbero diminuire, considerata la crescita attesa abbastanza bassa. Una bassa crescita attesa insieme a tassi di interesse elevati non giustificherebbe un multiplo superiore alla media, a mio parere, quindi un 18,6 contro un 16,6. D'altra parte ipotizziamo che gli utili attesi siano troppo alti perché ci attendiamo uno shock economico negativo. In questo caso la Fed interverrà con tagli dei tassi di interesse nel corso del 2023. Allora il multiplo forward dell'S&P 500 18,6 potrebbe anche andare bene, ma avremo degli utili che calano. La conclusione è che in entrambi gli scenari il mercato sembra essere tutto tranne che a prezzi convenienti. A questo possiamo aggiungere una considerazione sulla qualità degli utili. Gli utili delle aziende dell'S&P 500 aggiustati per ammortamento e deprezzamento hanno superato i flussi di cassa delle attività operative del 14% tra Q1 e Q3 del 2022 secondo una ricerca di UBS. Cosa significa? Per $1,14 di profitto le aziende avevano flussi di cassa di un dollaro. Riformulando, per ogni dollaro di utili solo 88 centesimi erano accompagnati da flussi di cassa. Questa è la più grande discrepanza dal 1990. Pensavo di fare un video anche riguardo a questo, se volete un video di approfondimento su questo tema e sul perché sia preoccupante per gli utili delle imprese, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Comunque, se adeguiamo gli utili futuri per uno 0,88, scopriamo che il multiplo forward PE reale, chiamiamolo, potrebbe essere maggiore di 21 rispetto alla media di lungo periodo di cui parlavamo prima di 16,6. Considerate queste situazioni, la mia idea di oggi è più forte di quanto lo fosse a fine 2022. Penso che le aspettative siano semplicemente troppo alte e nel migliore dei casi potremmo avere utili quasi piatti nel corso dei prossimi due anni. Il consensus degli analisti per gli utili del 2024 è appena sotto i $250. Questo vuol dire una crescita quasi del 20%, se non sbaglio, dal 2022 al 2024. Se consideriamo gli utili modificati, come menzionavamo nel paragrafo precedente, questi $250 diventano $220. E questo non tiene comunque conto di eventuali ulteriori impatti economici negativi che potrebbero persistere dopo il 2023 e andare quindi nel 2024. Anche assumendo questi utili, insieme a una Fed accomodante, troverai il mercato costoso a un prezzo superiore a 18 volte gli utili. Quindi nella situazione attuale non posso capire un prezzo superiore a $3,950 per l'S&P 500, mentre un prezzo più appropriato per la fine dell'anno sarebbe più vicino a $3,750. Un PE di 17 con $220 di utili attesi per il 2024 ci darebbe più o meno questo target per la fine dell'anno. Ciò implicherebbe un rendimento atteso del meno 8,76% nei prossimi 9 mesi. Questo si confronta con un rendimento annualizzato del 4,92% o 4,63% rispettivamente per la T-bill a 6 mesi e a un anno. Inoltre, implementare una duration più lunga potrebbe funzionare meglio nel corso del 2023. Qua ho fatto un video riguardo al mercato azionario che magari vi faccio apparire nelle schede. La duration potrebbe tornare in voga, come stiamo vedendo,
proteggendo il portafoglio da una prospettiva economica peggiore del previsto, nel caso in cui la Fed tornasse a politiche monetarie espansive. Comunque, come dicevamo nel video precedente con Darko, tutto quanto discusso è più indicativo del prezzo attuale dell'S&P 500 piuttosto che una previsione del risultato finale dell'indice. Anche se le idee e le stime fossero corrette, il timing potrebbe essere semplicemente sbagliato. Potremmo raggiungere $3,750 il 23 dicembre o il 24 marzo e la nostra entrata o uscita dal mercato potrebbe essere completamente sbagliata. Quindi a seconda del nostro orizzonte temporale, della tolleranza per la volatilità che abbiamo, dei nostri obiettivi finanziari e così via, potrebbe aver senso per un investitore avere un certo tipo di portafoglio e per un altro investitore un altro tipo di portafoglio. Per cui l'obiettivo del video non è dirvi escludete le azioni dal vostro portafoglio. Tuttavia ci sono segnali chiari che oggi potrebbe essere un buon momento per sottopesarle. O se abbiamo liquidità pronta per entrare nei mercati, semplicemente avere un pochino di pazienza per un punto di ingresso migliore. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un like per supportarlo, farlo vedere a più persone. Inoltre potete iscrivervi al canale per non perdervi altri video di questo tipo. Grazie a tutti quelli rimasti fino alla fine del video. Potete andare a vedere il nuovo video di Darko sulla sua proiezione, vi lascio il link qui sotto nel primo commento pinnato. A inizio anno lui era più positivo di me, magari ha ancora un'idea diversa dalla mia, quindi sicuramente è interessante andare a vedere cosa ci dice. Mentre se avevate già visto il suo video perché magari arrivavate da là, vi lascio alla destra un nuovo format in cui rispondo alle migliori domande di Reddit Personal Finance Italia e alla sinistra un video sui broker migliori in regime dichiarativo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!